Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi, nuova puntata di questa rubrica, e proveremo insieme due mascara di Maybelline che erano contenuti in questa box che mi era arrivata. I due mascara più tutti i rossetti. Ora questo rossetto è andato giù, comunque andremo a provare questi due mascara. Per non fare due video separati ho deciso di applicare i due mascara, uno su un occhio e l'altro sull'altro, in modo tale da notare anche le differenze. Inizio andando ad applicare questo qui nero sul mio occhio sinistro. Andiamo a fare questo movimento a zig zag. Non è malvagio, anzi, pettina e divide benissimo le ciglia. Io qui, vabbè, ho un buchetto, quindi vedrete un piccolo buchetto qui sulle ciglia. E questo è il risultato. Devo dire che non mi dispiace, guardate la differenza, è notevole. Ora, lasciamo asciugare il mascara e andiamo a applicare sull'altro occhio l'altro mascara. Così poi andiamo ad effettuare una seconda applicazione. Come sempre devo sporcarmi la palpebra, è un classico. Anche questo pettinino divide molto molto bene le ciglia e questo è l'effetto. Qui dalla parte sinistra dove abbiamo applicato il mascara nero le ciglia sono molto più allungate, mentre qui vedo un effetto un po' più grumosino, un po' più, diciamo, denso, più tra virgolette appiccicoso, anche se non lo è perché ha diviso benissimo le ciglia, però non vedo questa lunghezza che ho su questo mascara. Adesso andiamo a fare la seconda applicazione e vediamo come si comportano. Il pack non si mantiene in piedi, non so per quale strano motivo, va bene. Ok. Questo, wow, è l'effetto con la seconda applicazione. Io non continuerei a, cioè non farei un'altra applicazione oltre a questa perché già così c'è parecchio mascara sulle ciglia, quindi mi fermerei qua. Lo applico anche nella rima inferiore. È fantastico, guardate la differenza. Si nota tantissimo, è bellissimo questo mascara, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Non so se riuscite a percepire, però guardate qui come ha allungato le mie ciglia rispetto a questo mascara sulla destra. Queste, come avete visto, sono due applicazioni e questa è ancora una sola applicazione, però questo effetto mi piace tantissimo. Effettuiamo una seconda passata dall'altra parte dell'occhio. Applico anche le ciglia inferiori. E voilà, questo è l'effetto. Io devo dire che fra i due mi piace molto di più questo perché vedo le mie ciglia molto più a ventaglio, molto più allungate. Qui abbiamo delle ciglia molto più aperte, più allungate, qui abbiamo delle ciglia sì definite ma molto più corte. E di gran lunga preferisco questo mascara qui come effetto finale. E questo è tutto, io spero che questo video veloce vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete provato questi due mascara e quale su di voi vi piace di più. Io, come vi dicevo, continuo a preferire questo, continuerò anche a testarlo in questi giorni per vedere anche un po' come si comporta e magari vi lascio poi nei prossimi giorni tutto scritto qui nell'info box. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.